adesso vedremo le carte principali e le tematiche delle 8 casate del Trono di Spade RCG seconda edizione. Per commentare con noi le casate, oggi abbiamo insieme anche il CAR. Eccoci. Allora, partiamo dalla casata Baratheon. Casata Baratheon che ha visto una importante novità in questa edizione, perché ha cambiato diciamo la sua tematica di fondo. Ok, da casata che sostanzialmente puntava su mazzi che abusavano della parola chiave fama e quindi in generale su meccaniche rush, di tipo rush, è diventata invece in questa nuova edizione la casata di controllo. Quasi l'opposto. Esatto, praticamente è ereditato una meccanica tipica della casata Lannister, che è quella di far inginocchiare le carte dei nostri avversari. Io trovo sostanzialmente, pur amando da sempre i Lannister, trovo che comunque questa meccanica sia più azzeccata tematicamente per i Baratheon, in quanto mi sembra più giusto che siano i Baratheon che facciano inginocchiare gli avversari e non i Lannister, in quanto i Baratheon hanno espresso in realtà i legittimi re sul Trono di Spade. Poi insomma, insomma non esageriamo, legittimi insomma, nel senso, però insomma hanno avuto re, quantomeno hanno Robert che è il legittimo re, e quindi ma comunque insomma che facciano inginocchiare loro mi sembrava più ha senso. E quindi vediamo subito il personaggio principale per sviluppare questa meccanica, che sarà Melisandre. Allora, Melisandre dice che quando giochiamo una carta con il tratto Lorlor, possiamo inginocchiare il tuo dio. Esatto, mio dio. Possiamo inginocchiare un personaggio dell'avversario con un limite di una volta per round, ovviamente. Okay. Cosa vuol dire? Ovviamente è un'abilità molto forte, limitata sia dalla limitazione una volta per turno, sia dal fatto che è su un personaggio unico e quindi non possiamo avere più personaggi da attivare con questa abilità. Inoltre ovviamente si attiva con questa meccanica di avere carte Lorlor. Vedremo che nella casata di carte Lorlor ce ne sono diverse, sono sia personaggi e anche eventi, quindi si può anche tappare eventualmente magari nella fase di sfide utilizzando degli eventi in combinazione con Melisandre, quindi diventa interessante. La cosa che faccio notare è che Melisandre non è Royal, quindi questa meccanica e così tutte le altre carte con il tratto Lorlor uscite al momento, quindi la meccanica inginocchiare va bene anche se vogliamo utilizzare la casata Baratheon in appoggio ad un'altra casata, okay. Come banner of the stag. Esatto. Ok, io direi di passare subito a vedere gli altri personaggi, diciamo, principali della casata, che sono i due fratelli, entrambi presenti nel corset, che sono Robert Baratheon e Stannis Baratheon. Sì. Eccoli qua. Allora, partiamo, io direi di partire da Stannis per completare comunque il discorso sulla meccanica di casata. Tutti e due questi personaggi sono Royal, a differenza di Melisandre, ok? Innanzitutto questo è un forza 6, due icone, scusate, un costo 6, due icone con forza 5. La sua particolarità è che quando ce l'abbiamo in gioco tutti i giocatori potranno rialzare solo massimo due personaggi ogni turno, quindi in fase di rotazione si potranno rialzare due personaggi. È molto simile a un vecchissimo Tywin del CCG, quindi comunque sviluppa questa meccanica del fatto di tappare i personaggi avversari. Vedremo che comunque è molto sinergico, andrà in combinazione per esempio con carte in casata come le seguaci in fervorate, che hanno un'abilità che gli permette di rialzarsi automaticamente quando finisce la fase. Almeno un personaggio in più dell'avversario l'avremo, esatto, se non altri. Esatto. Notare che questo personaggio è uno dei personaggi con il tratto Lorlor che va in combinazione con Melisandre. Sì. Bene, abbiamo visto Stannis, direi di vedere Robert. Robert di tutti è sicuramente il personaggio più forte nella casata ed è anche tra i personaggi a costo 7, che poi vedremo, secondo me è probabilmente il più forte. Sì, a costo 7, due icone, forza 5, ha ben due parole chiave, tutte e due fortissime, molto importanti, come fama,
sapete come funziona, intimidire, che in questa nuova edizione ci permette di inginocchiare i personaggi degli avversari. Si inginocchiano semplicemente contando un personaggio che abbia forza pari o minore alla differenza della forza con cui abbiamo vinto la sfida. Lui oltretutto ha un'abilità passiva, diciamo, fortissima, perché prende più uno in forza per ogni personaggio inginocchiato in gioco. Quindi vuol dire sia che dell'avversario che sia nostro. Dell'avversario che nostro, che vuol dire che praticamente quando lui sfida è quasi impossibile che ci sia modo di vincere la sfida con lui, perché praticamente ogni personaggio che lui stesso si darà più uno in forza, ogni personaggio con cui tranne lui, non importa, comunque tutti quelli che parteciperanno alla sfida daranno con noi o contro di noi gli daranno un punto. Quindi non è impossibile, ma bisogna impegnarsi talmente tanto che poniamo il caso che si attaccasse soltanto con lui, anche volendo, e l'avversario deve magari inginocchiare tre personaggi per parare la sfida. Dopo, con Stannis, noi dovremmo solo rialzare Robert, certo, mentre gli altri sarebbero praticamente è molto simile al concetto della parola chiave mischia della prima edizione, con l'aggiunta del fatto che, per esempio, tutti i personaggi nostri che hanno già sfidato magari nel turno, che hanno difeso nel turno, conteranno anche loro la loro forza. O comunque tutti quelli che partecipano insieme a lui alla sfida conteranno la loro forza per aumentare. Quindi direi fortissimo. La tua Melisandre è il pizzetto, glielo togliamo? Sì. Ok, poi vediamo, io adesso vi faccio vedere giusto un altro paio di personaggi. Abbiamo un Ser Davos che è del tutto simile a quello del vecchio Corsetto. Sì, esattamente, quasi uguale. Quasi solo uguale, che riadattato come costo, diciamo. E aveva la lì dovevi spendere un oro per o riprendere in mano, invece qua lo riprendi in mano, esatto, e basta ogni volta che muore. Ha sempre stealth, costa 4, forza 3, 2 di 4. Sì, sì, va bene. Mi conto. Vediamo infine che c'è di nuovo Maestro Cressen. Fa praticamente la stessa cosa che ha fatto sempre. Esatto, stack e condition. Sostanzialmente i Mirk, come abbiamo detto nel precedente video, comunque sono molto forti in questo formato. Quindi lui aumenta di potenza a seconda di quanto sono aumentate di potenza le varie condizioni. Esatto, anche perché comunque i Mirk entrano un po' in tutti i mazzi al momento, e quindi diciamo che lui è un personaggio abbastanza forte. Ok, ci sono anche degli eventi interessanti, io ve ne farei vedere solo uno che comunque va diciamo a completare la meccanica di casata, e Royal, anche questo notiamo, comunque in schieramento ci permette di inginocchiare personaggi che abbiano una forza totale pari o inferiore a 4. Può essere ottimo in alcune circostanze, è un'azione di schieramento che se si è il primo giocatore si può veramente fare dei danni all'economia dell'avversario, inginocchiando tutti i pistolini di forza 1 che scontano, certo, quindi ovviamente molto forte. Devi contro, dare un punto. Regaliamo un punto. Assomiglia un po' quindi ad alcuni eventi Lannister vecchi, una combinazione di eventi Lannister vecchi. Okay. Bene, abbiamo visto i Baratheon, adesso passiamo ai Greyjoy, se non sbaglio, vediamo là. Greyjoy. È doveroso dire che noi faremo vedere i personaggi più rappresentativi di ogni casata e non tutto, perché sennò diventa sarebbe lunghissimo. Potremmo parlarne un giorno. Ripartiamo con i Greyjoy, come dicevamo. Se li trovo, eccoli qua, benissimo, scusatemi. Allora, vediamo anche qua alcune carte, diciamo, topiche. Prima di tutto, Casata Greyjoy ha mantenuto le caratteristiche che aveva nella passata edizione. Quindi, diciamo che cerca di vincere sfide incontrastate per attivare varie abilità in casata. E poi, diciamo che alcune meccaniche che puntano su fare un po' meccanica choke, quindi privare delle risorse l'avversario volendo in qualche modo, diciamo, anche se non è ancora ben definita questa meccanica, e comunque invece ritorna la meccanica del salvare o comunque del rianimare i morti. Tipica dei faremo vedere un personaggio, ci sarà anche un evento, ma... Ok, allora partiamo subito dal personaggio principale Euron, costo 7, forza 6, 3 icone, fama e saccheggio. Allora, abbiamo detto del forza 7 di prima, lui comunque è fortissimo perché guadagna un'icona, certo, ha uno in più in forza, ha sempre due parole chiave. Saccheggio è una nuova parola chiave che ci permette di macinare sostanzialmente una carta dalla cima del mazzo dell'avversario quando vinciamo una sfida con il personaggio con saccheggio, e va in combinazione poi con la sua abilità particolare, che ci permette, quando lui attiva la sua abilità saccheggio, di prendere una qualsiasi carta, location, luogo
presente nella pila dell'avversario e metterla in gioco sotto il nostro controllo. Quindi non necessariamente quella che abbiamo scattato con saccheggio, ma una qualsiasi. Okay. Molto forte, secondo me va in combinazione anche con l'evento in casata che permette di distruggere le location dell'avversario, oltre comunque alla chiave saccheggio che magari ci fa mettere dei luoghi belli nella pila degli scatti. Sì, nel precedente video avrei sicuramente parlato della strada del re, che è quella la strada che si scarta per scontare. E naturalmente se l'avversario vuole scontare, sa che c'è il rischio che Euron abbia dalla sua tutte le, ogni volta abbia la location dalla sua parte. Okay. Passiamo al fratello Baron, sì. Che in questo caso è il personaggio topico della casata, a mio avviso, perché è il personaggio che ci permetterà appunto di vincere quasi sempre le sfide incontrastate, perché ha un'abilità passiva che appunto ci dice che i personaggi che hanno una forza inferiore alla sua non incontreranno la loro forza nella sfida quando Baron partecipa. Già di per sé tutti già di per forza sé 4 non contano come se non contassero nulla. Esatto, non contano niente. Teniamo conto che comunque ci sono dei luoghi in casata che ci permettono di aumentare la forza dei personaggi e che vanno quindi in combinazione con questo fatto. Oltretutto ha anche fama, quindi insomma ancora più performante. Vediamo subito per esempio una carta che è un luogo che secondo me è importante appunto per capire quali sono queste meccaniche che poi possiamo attivare vincendo le sfide incontrastate. Per esempio c'è questa nave da guerra che allora innanzitutto fornisce a Baron anche la parola chiave furtività se ce l'abbiamo in gioco. Inoltre ci dice che quando vinciamo una sfida incontrastata possiamo pescare una carta oppure chiamare un punto sulla nostra carta casa. Anche qui quindi abbiamo una doppia scelta, non la dobbiamo inginocchiare, quindi vale per ogni sfida che vinciamo in contrastata, quindi potenzialmente potremmo addirittura farlo tre volte, cioè no, sulla carta è limitato è limitato due, no? Esatto, quindi vabbè, mi correggo, comunque due limitato due volte, però sono, esatto, sono... possiamo attivarla comunque più di una volta, il concetto è questo. Ok, al netto sono due carte in più o due poteri in più a turno se abbiamo sviluppato bene la nostra strategia. Esatto. Vediamo un'altra carta che questa volta è un equipaggiamento che ci permette di sviluppare sempre questa meccanica di vincere in maniera incontrastata le sfide. Questo è un equipaggiamento che costa 1, non dà bonus al personaggio equipaggiato, però ci permette di uccidere un personaggio che sta difendendo una sfida in cui partecipa il personaggio che è equipaggiato. Se vinciamo, esattamente. E questo è interessante perché diciamo che impedisce normalmente all'avversario di magari difendere una sfida senza poi vincerla. Esatto. Quindi se difende una sfida semplicemente sa di, per non farci chiamare punto di incontrastata, ma sa di perderla, molto probabilmente perderà, deciderà anche il personaggio. Esatto, quindi probabilmente deciderà di lasciarcela incontrastata. Ecco, è un incentivo, diciamo, all'avversario per lasciarci le sfide incontrastate. Esistono anche degli eventi che ci permettono di fare queste cose, di vincere in maniera incontrastata, e poi ci sono appunto altre meccaniche che vanno in combinazione. Per esempio vediamo Theon, che ho qua, che ci dice che ogni volta che vinciamo una sfida incontrastata in cui lui partecipa, chiama un punto. Quindi oltre sostanzialmente ad avere furtività, se vince in contrastata, diciamo che è come se avesse una specie di fama. Una pseudofama. Una pseudofama, a patto che vinca in contrastato. Anche qui, personaggio secondo me molto performante, costo 4, forza 3, furtività e poi appunto questa possibilità di chiamare punti. Perfetto. Vediamo, io direi di vedere giusto altri due personaggi molto caratteristici della casata. Dicevamo che una delle abilità tipiche della casata è quella di salvare i personaggi dal morire, per questo c'è un evento, o comunque di rianimarli dalla pira dei morti. Abbiamo Aeron Capelli Bagnati, che ha un'abilità che funziona se vinciamo il predominio. Quindi nel caso in cui riusciamo a vincere il predominio, possiamo rimettere in gioco un personaggio con il tratto Uomo di Ferro, che sono tantissimi personaggi, diciamo i principali personaggi della casata, e appunto rimetterlo in gioco dalla nostra pila dei morti. Un'abilità, direi, molto potente. È molto forte. Costringe anche l'avversario a dover lasciare magari alcune sfide incontrastate perché deve vincere il predominio. Esatto. Quindi sarà comunque anche importante per la casata cercare di vincere più spesso possibile il predominio. Vediamo un ultimo personaggio che è Asha Greyjoy,
anche lei ha furtività, quindi come vedete c'è anche tanti personaggi con furtività che ci aiutano sempre nella meccanica di vincere sfide incontrastate. Lei in particolare, se vince una sfida incontrastata in cui partecipa, la possiamo rialzare. Ok, quindi magari ci permetterà di fare poi una seconda sfida. Diciamo che al principio del gioco, nei primi turni, lei è eccezionale. Esatto. Bene, abbiamo visto una rapida panoramica anche della casata Greyjoy. Andiamo avanti con la casata Lannister. Allora, con i Lannister, quindi i Lannister, dicevamo, rispetto alla precedente edizione hanno cambiato. Sono più la casata, diciamo, di controllo con il tappaggio dei personaggi, ma hanno mantenuto la loro diciamo caratteristica di permetterci di sviluppare la tematica delle sfide intrigo, quindi sia di aumentare il numero che di aumentare la sottomissione delle sfide di intrigo, sia di insomma fare attivare effetti quando avvengono queste cose. In più guadagnano anche un'altra forma di controllo che adesso vediamo. Io direi di partire con la regola famigliola felice della famiglia, con il suo patriarca. Abbiamo Tywin Lannister. Ecco, come vediamo la casata sviluppa anche questa cosa, oltre al fatto di avere intrigo, di abilità che funzionano avendo molti ori e producendo anche tanti ori in casata. È la casata che sicuramente ci permette di avere più ori a disposizione. Bonus. Tywin, triplo icona, costo 7, forza 6, fama, e in più prende un oro per ogni prende più uno in forza per ogni oro che abbiamo nella riserva. E in più ci dà due ori bonus, che insomma non è male. È l'unico personaggio che dà due ori bonus. Esatto. Che esiste. Personaggio anche carta in generale, a dire la verità. Ok, mettiamo qua perché c'è un riflesso insieme a Robert. Secondo me lui è uno dei costi 7 più forti questo corsetto, sì. Perché diciamo aiuta tantissimo l'economia, è fortissimo, lui ha fama, ne stiamo vedendo tanti effettivamente i costi 7 buoni, poi vedremo quelli un po' meno buoni. Abbiamo Tyrion. Questo Tyrion secondo me è estremamente interessante perché è un costo 5 forza 4 con furtività e in più ci permette di guadagnare due monete ogni volta che viene dichiarata una sfida di intrigo, massimo due volte. Ok. Il che ci permetterà di avere ori per magari attivare sia eventi, ma anche magari per giocare a carte con la nuova parola chiave imboscata, nella nuova edizione, durante la fase di sfide. Ecco, è un funzionamento molto semplice, ma direi che è assolutamente sinergico poi con tutte le abilità di casa. C'è da dire una cosa per Tyrion, perché è veramente fondamentale, il fatto che non sia loyal. Lui infatti è uno dei personaggi che ho visto più mixato in altri mazzi che certo. Usavano il Banner of the Lion, quindi la casata come casata appoggiata, perché dà appunto questi ori bonus che ci permettono di un personaggio eccezionale. Veniamo alla sorellina Cersei, che in questo caso è royal ci permette di aumentare la sottomissione delle sfide di intrigo quando lei partecipa. Che è comunque un effetto importante, quindi ci aiuterà a svuotare la mano dei nostri avversari. Nonché è raro che ci sia un forza 4 con un costo 4 forza 4. Costo 4 forza 4, sì, è assolutamente piuttosto raro. Esatto, non ha keyword per contro, però è un costo 4 forza 4, è vero. Vediamo anche il fratello a questo punto, quello che gli rimane, forse quello che è più caro. Jamie è praticamente la versione rinnovata del Jamie del corsetto della passata edizione, perché anche questo rimane diciamo in piedi per quando attacca, esattamente come quello vecchio, solo quando attacca durante le sfide militari. In più guadagna il fatto di prendere fama durante le sfide militari, sostanzialmente. Gli manca una parola chiave che non esiste più. Che portale. Non esiste più, esatto. Però, ma per il resto più o meno identico. Esatto. Anche lui non è loyal. Anche lui non è loyal. In un environment, in un mazzo con tanto militare, lui può aiutare moltissimo. Ok. Allora, vediamo subito la location di casata, diciamo, tipica, che è Castelgranito, che ci permette semplicemente di dichiarare una sfida intrigo aggiuntiva.
Quindi appunto questo per sviluppare la meccanica del fare creme di intrigo elevate, fare tante sfide di intrigo e svuotare la mano dei nostri avversari per prendere controllo sulla partita. Nient'altro da dire, due sfide intrigo sono comunque una sfida è una sfida comunque in più a turno, certo. Che non è una cosa da sottovalutare. Vediamo un personaggio tipico che ha la parola chiave imboscata, molto sinergico, quindi con per esempio l'abilità di Tyrion che ci permette di guadagnare degli ori durante la fase di sfide. Infatti lui ha imboscata 4, quindi dovremmo pagare 4 ori per giocarlo con imboscata, e ci dice che quando entra in gioco con imboscata possiamo scegliere un avversario, e se quell'avversario ha più carte in mano rispetto, no, se noi abbiamo più carte in mano rispetto a quel giocatore, ovviamente lui dovrà scegliere e uccidersi un personaggio in gioco. Ovviamente ecco, anche questo è sinergico con tutta la meccanica dell'intrigo, perché dobbiamo prima svuotare quindi la mano del nostro avversario per poter poi far sì di fargli uccidere un personaggio aggiuntivo, oltre a quello che magari riusciamo ad ottenere con la sfida di militare classica del turno. Vedrei giusto velocemente Maestro Pisel. Direi che c'è poco da dire. Ha questa parola chiave nuova che è intuizione, che non mi ricordo se abbiamo già visto. Comunque in breve, quando vinci una sfida con il personaggio puoi pescare una carta. Due icone, forza 2, costo 3, direi. Questo che... è un altro esponente della meccanica di intrigo, non solo perché comunque anche lui se partecipa si pesca una carta, ma poi c'è anche un'altra location che è l'Amisport, che fa esattamente la stessa cosa. Una volta vinta l'intrigo si può pescare una carta. Vabbè, lui può partecipare anche in un'altra sfida, è vero, però di fatto tutte le sfide intrigo che lanciamo hanno un vantaggio notevole per noi. Certo, è Royal, quindi comunque questa meccanica, questo motore di pescaggio è sfruttabile soltanto in un mazzo Lannister. Benissimo, vi farei vedere in particolare questo evento tradimento, che ci permette di counterare sostanzialmente un'abilità in realtà, sì, di un personaggio, di un luogo o anche di un'aggiunta del nostro avversario. È un'ottima carta, non è loyal, quindi può essere utilizzata anche in altri mazzi, con l'attenzione che dobbiamo però avere in gioco un personaggio unico, l'Lannister, che ovviamente ce ne sono di non loyal, ma nemmeno poi tantissimi in realtà, perché abbiamo Tyrion, Jaime, poi ci sarà anche Joffrey, che non vi abbiamo fatto vedere, e praticamente nient'altro in realtà, quindi... ecco, insomma, è giocabile fuori casata, ma con qualche accorgimento. Comunque, questo evento magari qualcuno ricorderà il vecchio Course of Thinking dei Martyr, diciamo. Qui è stato spostato invece questa abilità sui Lannister. Direi che è assolutamente performante come evento. Sì, uno degli eventi che mi ha impressionato di più in questo corsetto. Bene, ci fermiamo per passare a vedere la casata Martyr. Bellissima. Passiamo alla casata Martyr. Allora, partiamo subito dalla Vipera Rossa, che è potentissima perché è immune a tutto. Non è vero! Resta in piedi, vince da sola. Vabbè. No, purtroppo questa edizione della Vipera Rossa invece a me ha deluso un po'. Diciamo che è un bel personaggio per cercare di chiudere una partita chiamando tanti punti. È un costo 7, forza 7, l'unico costo 7, forza 7, triple icona soprattutto, però non ha nessuna parola chiave. Ha un'abilità particolare che gli permette di chiamare un punto per ogni 5 con cui abbiamo vinto la sfida, cioè con la differenza, insomma, della sfida, se abbiamo vinto di almeno 5 più, per ogni 5 chiamiamo un punto su di lui. Abilità potenzialmente molto forte, perché ci permette ovviamente di chiamare anche magari 3 punti, ho visto chiamare 3, anche 4 punti in una volta sola, però ovviamente è un po' situazionale. Lui così nudo, se l'avversario oppa o difende la sfida con un forza 2, chiama un punto. Già se difende con un forza 3 e attacca da solo, già non chiama niente. Però vabbè, lui va sviluppato con tutta l'altra tematica dei Martyr, che comunque le tematiche questa volta dei Martyr sono il togli icone è rimasto con qualche esponente.
con gli adesso si sviluppa invece un'altra cosa che sono quella delle trame, però esatto. Vediamo dopo. Allora, vediamo Ariane, che ha un costo 5, forza 4, 2 icone, ha un'abilità molto bella a mio avviso, che ci permette come azione di riprendere in mano per mettere in gioco un personaggio qualsiasi a costo 5 o meno. Questo ci permetterà di usare e di sfruttarla molto bene anche per esempio in mazzi bicasata, ecco, certo. Diciamo. Non è loyal, non ha limitazioni, quindi insomma diciamo che funziona bene in mazzi multicasata. E, che dire, ovviamente il fatto di prendere mano e mettere giù un altro personaggio gratis dopo magari che lei ha attaccato o difeso, sì, certo, attaccato ci dà comunque un vantaggio, diciamo. Certamente. Magari non impressionante, ma comunque un vantaggio. Inoltre può essere comunque utilizzata in combinazione con personaggi che quando entrano in gioco dalla mano fanno delle cose interessanti. Vi facciamo vedere per esempio Areota. Lui tra l'altro potrebbe entrare in gioco anche al di là della combinazione con Ariane da solo perché è imboscata però 5. Quindi, ok, però comunque un costo 3, forza 5, solo militare, che già di per sé non è male, io direi. Lui dice che quando entra in gioco durante le sfide ci permette di scegliere un personaggio partecipante a una sfida e di non fargli, di rimuoverlo dalla sfida stessa. E quindi praticamente possiamo fare delle sorprese incredibili ai nostri avversari con Areota. Ovviamente è un po' monouso, situazionale, però è interessante, ecco. Che dici, Andrea? Sì, sì. È una combinazione che comunque nella casata funziona bene. Ariane funziona bene anche in altri, certo, frangenti. Esattamente. Areota è royal, quindi comunque non può essere messo fuori casata in combinazione con Ariane. Vediamo un altro personaggio royal di casata, che è Doran Martyr, è un costo 6, forza 4, con due icone. Ha un'abilità passiva, a mio avviso, non molto interessante in questo momento. Ma più vorrei avanti. Precisare. Più avanti potrebbe diventare più interessante, ma in questo momento lui permette di aumentare la forza dei personaggi Lord e Lady Martyr, solo Martyr, di più uno per ogni carta che abbiamo nella pila delle trame usate. Dico che non è molto performante perché in realtà se andiamo a ben vedere di Lord e Lady Martyr, oltre a lui stesso, che comunque non gli viene aumentata la forza, ce ne sono relativamente pochi. Relativamente pochi, direi 3. Perché abbiamo la Vipera Rossa, Rian Martyr e poi un altro personaggio più piccolo, Edric Dane. E quindi insomma l'abilità per ora effettivamente è un po' strano. Lui l'unica cosa per cui è interessante a mio avviso è la parola chiave intuizione, che ci permette insomma sostanzialmente di pescare quando vinciamo con lui, e che comunque è importante, ecco, è un motore di pescaggio del mazzo. Beh, lui è uno degli esempi della meccanica che hanno messo adesso a casata Martel, ovvero quella del vediamo quante trame ho nelle trame passate. Ovviamente più trame hai meglio è. Ok, passiamo a vedere, io direi, un luogo che è il luogo più importante, insomma, che sicuramente è uscito per la casata, è Gaston Grey. Allora, Gaston Grey in questa nuova edizione ci permette di scartarlo per rimbalzare in mano un personaggio partecipante alla sfida dopo che abbiamo perso una sfida in difesa. Notare due cose. Prima di tutto, la sua limitazione è che rimbalziamo solo personaggi attaccanti che quindi, certo, hanno attaccato. Dobbiamo comunque avere perso la sfida. La parte forte, veramente forte, dobbiamo scartarlo ovviamente, quindi è monouso, diciamo. Però la parte veramente forte è che il personaggio non può essere salvato. Questo è ottimo. E quindi possiamo anche rimbalzare personaggi che abbiano copie su di loro, e, o insomma anche eventualmente attrezzati in altra maniera. Siccome in questo momento ci sono personaggi a costo molto elevato che importanti, perché molti hanno fama e quindi raccolgono un sacco di punti durante la partita, e molti comunque vengono usati insomma proprio per attaccare, farci le sfide, anche per questo motivo diciamo che quando mettiamo giù Gaston Grey diventa un deterrente importante, molto importante, sì. Oppure comunque ci permette di rimbalzare appunto i personaggi, perché se l'avversario insomma a un certo punto non ci attacca. È stato ridimensionato moltissimo da quello della precedente edizione grazie ai 7 dei, però ecco, rimane comunque molto 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 forte. Ok, vediamo un paio di eventi importanti. Uno è isolamento,
che è l'evento tipico di casata, che quindi torna, diciamo, ecco, per la casata non l'avevamo citato, insomma, la meccanica è sempre con cose che succedono quando perdiamo le sfide, come una volta. Sì. In più c'è un po' di controllo icone, per esempio con questo evento, che è isolamento, che ci permette di togliere le tre icone a un personaggio con forza 4 meno. Ok, quindi è interessante, non è royal tra l'altro, quindi potrebbe essere eventualmente anche sfruttato in altre casate in combinazione con altre cose. Mettiamolo di qua che c'è un riflesso. Okay. Vi facciamo vedere un ultimo evento per la casata, che è il gioco di Doran. Il gioco di Doran è un evento un po' particolare, perché ci permette sostanzialmente anche lui, come la vipera dicevamo, di chiudere la partita facendo rush sostanzialmente. Esatto. Però purtroppo non è un vero e proprio rush, perché qui bisogna farai punti potere. Questo ci permette, come reazione, dopo che hai vinto una sfida di intrigo con 5 in più di forza, ottieni punti potere in base alle tue trame passate. Esatto, quindi diciamo che nei primi turni non è molto utile né performante, non è utile assolutamente all'ultimo turno, cioè nel settimo turno. Beh, per perché forza, non abbiamo più trame passate. Non so dove metto per farlo vedere meglio, eccolo qua, per una panoramica, perfetto. Sarà forte, diciamo, nel penultimo turno, ovviamente, e nel terzultimo turno, dunque, diciamo nei turni centrali. Potresti averne anche due in mano e chiamare magari 8 punti. È limitato uno per sfida, quindi comunque ne tireremo uno a turno, però è interessante. Beh, due se vinciamo in difesa, via. Sì, anche, eventualmente anche due. Sì. Se vinciamo di 5 più anche in difesa, potremmo riutilizzarci. Perfetto, abbiamo visto i Martyr e quindi passiamo a vedere i nuovissimi Nightwatch. Beh, sono nuovi. Fai notare che nuovissimi Guardiani della Notte. Partiamo come sempre dai personaggi topici di casata e avremo. Partiamo con il vecchio orso Mormont, va bene. È questo set di casata, forza 6. Lui ha un'abilità del tutto particolare, perché ci dice che non si inginocchia per difendere, sostanzialmente. In più, se controlliamo la barriera. Se controlliamo la barriera, ovviamente, sì. No, se dobbiamo controllare la barriera. In più ha un'interruzione interessante, che se non perdiamo sfide incontrastate, giusto? No, se non perdiamo sfide, in nessun caso dobbiamo perdere sfide. Vediamo un attimo. Sì. Possiamo mettere in gioco quindi un personaggio guardiano della notte dalla nostra mano. Abilità comunque, senza pagare il costo. Forte, l'abilità è forte soprattutto direi la prima parte in combinazione con la barriera. Non ha stealth, quindi comunque può essere superato, però secondo me è molto molto performante, perché appunto insieme al vecchio Mormont dobbiamo dire qualcosa sulle meccaniche dei Guardiani della Notte, che praticamente è stata fatta in modo, è una fazione che è stata fatta in modo che sia più difensivamente più performante possibile. Esatto. Cioè, abbiamo dei vantaggi se non perdiamo sfide o se non le perdiamo incontrastate. Esatto. Quindi praticamente diciamo che potrebbe sembrare un po' l'opposto dei Greyjoy. Sì, diciamo di sì. Anzi, praticamente l'opposto dei Greyjoy. Se vogliamo trovare qualche similitudine con la vecchia edizione, Tully, anche se erano fatti un po' diversamente. No, sì, è proprio diverso. È una meccanica un po' nuova, assomiglia un po' a quella vecchia degli Stark, che avevano quelle meccaniche difensive, prettamente difensive, invece sono sviluppate in maniera diversa. Comunque ecco, è una casata prettamente difensiva, che comunque con la logica, insomma, dei Guardiani della Notte che vincano in difesa, diciamo, devono stare là a guardare tutto il tempo che non arrivino mestizie. Esatto. Abbiamo un Jon Snow interessante, che però non funziona con la meccanica di casa. Che però ha una funzione che, insomma, funziona un po' al contrario della meccanica di casa, però va bene. Comunque è utile lo stesso. Esatto, perché lui sostanzialmente partecipa in ogni sfida in cui controlliamo un altro personaggio Nightwatch attaccante e non difensore. Però vabbè, insomma, diciamo che lui può restare in piedi, partecipare a tutte le sfide e secondo me rimanere anche a difendere, comunque. Certamente. Va in combinazione, l'unico caso che io ho trovato che diventa fortissimo, va in combinazione con un equipaggiamento di casata che è la sua spada, cioè lungo artiglio, che fornisce fama, per cui lui praticamente potrebbe partecipare a tre sfide a turno e nel caso, insomma, che vinciamo
potrebbe chiamare fino a 3 punti di fama in un turno, ecco. Insomma, è l'unico modo in cui potrebbe andare in combinazione. Vediamo poi un altro personaggio importante per la casata, che è Benjen Stark. Benjen Stark ci dice che i nostri personaggi ranger che controlliamo non possono essere oltrepassati da furtività. Il che è ovviamente molto forte e importante, perché sostanzialmente la casata, non dovendo perdere sfide, soprattutto non dovendole perdere in contrastate, soffre molto ovviamente lo stealth. La dichiarazione di furtività, sì. Cioè, esatto, la furtività. Ecco. Perdonatemi se ogni tanto uso la terminologia inglese, ma come vi ho detto sto cercando comunque di abituarmi. Ok, vediamo subito il luogo testa della casata, che è la barriera. Allora, la barriera fornisce innanzitutto tutti i personaggi Nightwatch che controlliamo più uno in forza. E già, solo per questo, molto forte. Ovviamente costa 4 e fa anche altre cose. Allora, siamo obbligati ad inginocchiarla nel caso perdiamo una sfida incontrastata. Però, nel caso in cui non abbiamo perso sfide incontrastate, alla fine della fase delle sfide possiamo inginocchiarla noi per chiamare 2 punti. Che è un effetto assolutamente performante. Quindi noi possiamo anche rimanere in difesa e continuare a fare punti. Esatto, magari è per quello che sono stati costruiti, proprio in modo da darti una reward, darti un vantaggio se non perdi sfide in contrastato. Diciamo che nella precedente edizione tutte le meccaniche dei mazzi difensivi, c'erano gli stack per esempio, non funzionavano perché comunque erano troppo passivi, non chiamavano punti e alla lunga poi la partita la perdevano, alla peggio la perdevano al tempo, diciamo. Esatto. Invece in questo modo diciamo che sono riusciti anche a creare una meccanica difensiva che però gli permette di arrivare a chiudere la partita. Vanno in combinazione anche con questa carta, che è un personaggio generico, che è il costruttore veterano, che ci permetterà di scattarlo per rialzare un luogo. Quindi anche nel caso in cui avremo perso una sfida incontrastata con la barriera in gioco, potremmo eventualmente decidere di rinunciare a questo personaggio per rialzare e chiamare lo stesso i 2 punti. Lui comunque viene solo, cioè deve essere solo sacrificato, quindi può anche esserci stato utile in difesa. È comunque un forza 4 costo 3. Esattamente. Vediamo poi un paio di altri personaggi veramente forti della casata in generale. Abbiamo questo Joren, che è un costo 3, forza 2 e con intrigo, ma soprattutto quando entra in gioco ci permette di mettere in gioco un personaggio dalla piga degli scarti del nostro avversario che abbia un costo stampato pari o inferiore a 3. È molto forte come abilità, ovviamente va in combinazione con trame come marcia alla barriera, oppure insomma in generale se riusciamo a scattare personaggi al nostro avversario in vari modi, anche con le sfide di intrigo piuttosto che altro, è molto performante. È royal, quindi comunque lo svilupperemo solo all'interno della meccanica di casata. Un altro personaggio che vi facciamo vedere rapidissimamente è Samuel Tarly, quel simbolo rosso, per chi non è avvezzo alla nuova edizione, significa semplicemente che ci aumenta il limite delle carte che possiamo tenere in mano di uno, e ha intuizione, quindi anche questo personaggio, se vinciamo con lui, ci permetterà di pescare. Quindi altro personaggio importante. Ci sono altri personaggi come i corvi, che non hanno icone in questo caso, ma ci permettono di pescare. Vediamo un evento tipico per la casata che ci permette di rubare dei personaggi. Li rubiamo in maniera definitiva in questo sì, evento. Anche Joren, comunque. Anche Joren. Anche Joren, sì. Il personaggio ci rimane anche se lui lascia il gioco, diciamo, quello che abbiamo preso. Il limite di questo evento è il fatto che devono essere personaggi più che altro, devono essere personaggi non unici. Limite che Joren non ha. Limite che Joren non ha, tra l'altro, esatto. A me sembra molto bello, ovviamente è molto costoso, quindi insomma comunque bisognerà vedere. È loyal, quindi tendenzialmente nell'eventualità che vogliamo montarlo, fedeltà può aiutarci, certo. Si fa in predominio, quindi comunque deve avere comunque dei soldi in riserva, devi esserti tenuto dei soldi, però comunque un costo 6 o inferiore a tanto. Sì, l'unica cosa è che costi 6 o superiore per ora non ce ne sono ancora, esatto. Gli interessanti, ma ci saranno. Peccato, sono unici quelli interessanti, esatto. Per cui vediamo pian pianino, vedremo. Diventerà più forte con l'andamento. Vi facciamo vedere questo evento che costa 0 e ci permette di rubare un punto all'avversario nel momento stesso in cui lui li conta,
che è interessante, un soldo, scusatemi, non un punto, è interessante perché comunque la dinamica degli ori di casata e degli sconti è un po' particolare per questa casata, perché non hanno la limited, il luogo limitato di casata per scontare. E invece per esempio hanno questo evento. Questo un po' per tematizzare i Nightwatch, che non hanno in realtà un vero e proprio territorio, diciamo, da utilizzare. Benissimo. Chiedono agli altri. Benissimo, abbiamo visto anche questo. Passiamo abbiamo ancora tre casate da vedere, che sono gli Stark, i Targaryen e i nuovissimi Tyrell. Però direi di lasciare queste tre casate per una terza parte del video, per non tenerli troppo lunghi. Benissimo, quindi per questo video è tutto, ci rivediamo con la terza parte.